maggio 1957, anche davanti a Corte Colomba, alle porte di Guidizzolo, a 30 km da quel traguardo della Mille Miglia che voleva tagliare per primo Alfonso de Portago, ricco marchese spagnolo, gentleman driver come tanti altri in quel tempo, ma tanto coraggioso da meritare da Enzo Ferrari una vettura ufficiale. Edmund Nelson, l'amico americano, lo accompagnava in quella corsa 250 all'ora verso Brescia e la Gloria. A Mantova de Portago non volle fermarsi a cambiare una gomma che stava cedendo per non mancare a quell'appuntamento. Ma la sua sfida si fermò a Guidizzolo e si concluse nella tragedia. Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground. To a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter. With friends around her, the nights of wonder. Bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again. Dragged by the force of some inner tide.